avevo intenzione di provare la nuova funzionalità dei podcast che è stata messa a disposizione all'interno di YouTube Studio, ovvero i creatori di video possono decidere alcuni video appartenenti a playlist specifiche che verranno poi indirizzati all'interno di YouTube Music, quindi alcuni video che vengono magari pensati e progettati per essere anche solo semplicemente ascoltati. E allora ecco l'idea di trasformare in contenuti video o nello specifico soprattutto audio quelli che sono i ritratti, ovvero una serie di articoli dedicati a scienziati in generale, fisici e matematici in particolare, che scrivo per il mio blog. Vi lascio in descrizione il link a tutta la serie, però per questo primo video ho deciso di iniziare con i pazzi, a cui in realtà non ho dedicato alcun articolo, e quello che seguirà semplicemente mi ascolterete leggere l'introduzione al cielo del mese di marzo 2023 su Eduinaf, che ho appunto dedicato alla grande matematica e astronoma. Siamo nella seconda metà del IV secolo ad Alessandria d'Egitto, la città fondata intorno al 330 a.C. da Alessandro Magno. Ha ancora le sue due meraviglie. La prima, quella ufficiale, è il famoso faro di Alessandria, che delle sette meraviglie del mondo antico è quella a essere durata di più, crollata solo nel XIV secolo a causa di ben due terremoti. L'altra è la famosa Biblioteca di Alessandria, troppo giovane per entrare nella lista delle meraviglie, che è stata redatta intorno al III secolo a.C., mentre la biblioteca venne edificata solo intorno al 48 a.C. Ed è proprio tra le sale di quella perduta biblioteca che mi piace immaginare Ipazia, matematica, astronoma e filosofa dell'epoca, tenuta in così grande considerazione che le era persino concesso di avere degli allievi. Non abbiamo molte informazioni dirette sui suoi specifici interessi di ricerca. Sappiamo però, sia grazie agli scritti di storici come Esichio di Mileto, sia grazie alla testimonianza diretta di suoi allievi come Silesio, che Ipazia si interessò di geometria e in particolare delle coniche, scrivendo un commentario sulle coniche di Apollonio di Perga e un altro sull'aritmetica di Diofanto di Alessandria, il padre dell'algebra noto soprattutto per le equazioni diofantee, quelle che possono essere risolte solo con numeri interi. Più difficile invece essere certi che abbia scritto un canone astronomico, ma siamo assolutamente certi che si sia interessato anche di astronomia, poiché Sinesio ha confermato che i miglioramenti all'astrolabio che ha apportato discendono proprio dagli insegnamenti ricevuti in quel campo da Ipazia. Tra l'altro, se leggiamo ciò che Sinesio pensava di un astronomo come Claudio Tolomeo, si ha la netta sensazione che l'astronomia all'epoca fosse molto meno chiusa sulle posizioni di quest'ultimo, evidentemente ritenute come una delle possibili interpretazioni matematiche dell'universo. Forse è proprio per questo che Alejandro Amenábar, in Agorá, film del 2009 in cui Ipazia era interpretata da Rachel Weisz, si spinge a inserire esplicitamente il modello eliocentrico di Aristarco da Samo, fornendo così la visione di una studiosa attenta a ogni aspetto della conoscenza. Arrivati a questo punto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo ritratto, che essendo ancora la serie un po' in divenire, non ho ancora deciso quale sarà. Saluti tutti!